spinto i controlli o... Ma non so effettivamente quanto cambi, cioè in stazione e alla frontiera il controllo è abbastanza sistematico, quindi noi contrariamente a voi abbiamo delle situazioni, purtroppo anche l'altro ieri è morto una persona in galleria, camminavano dentro, cioè sulla ferrovia, il treno va investito e quindi tentano tutte le strade sull'autostrada e sulla ferrovia. I minori che non stanno seguendo un percorso sono tanti? Dunque, dicevano più o meno un 20% di chi è passato l'anno scorso era minore non accompagnato. E questo è l'ulteriore problema di questo periodo e lo sarà in futuro, nel senso che Croce Rossa un mesetto fa ha detto che non avrebbe più accolto minori. Diceva che non lo faceva neanche prima, però probabilmente erano un po' più flessibili e quindi secondo me occorrerebbe da noi un centro d'accoglienza per minori, cioè un terzo centro d'accoglienza, cioè adulti, famiglie e minori, perché noi potremmo arrivare a numeri molto molto alti. Da noi accolgono soltanto minori nel campo, ad esempio. Sì. Minori, donne con bambini. No. Colgono anche adulti, maschi adulti se che hanno, se il, hanno diritto, il diritto di entrare, il diritto all'accoglienza. Ma di una particolare, sì, se è arrivato fino a Como probabilmente è... Cioè se sono persone trans si raccolgono? No, se non hanno aperto nessun programma da altre parti. Cioè sì, non hanno fatto richiesta di loro, sì, quindi presumibilmente sono in trans. E se non sono scappati da altri centri, perché se no hanno perso il diritto all'accoglienza e quindi non vengono accettati, cioè una minimissima parte. Anche perché quelli che adulti che chiedono asilo tendenzialmente li spostano nel CAS. Questo da noi invece è molto lento, lentissimo. Beh, è stato lento anche qua, c'è un po'. Però 120 persone. 630, diciamo 130. Sì, noi anzi abbiamo un ulteriore problema che ci arrivano ancora le cosiddette quote degli sbarchi in provincia, non avendo posti dei CAS sufficienti, hanno inviato al tanto della provincia anche queste. Persone appena arrivate in Italia che sono quindi che hanno fatto richiesta del che devono poi entrare nel circuito dell'accoglienza ordinaria e così via. Adesso in questo momento mi hanno detto che non c'erano più, ci sono solo, c'erano una settantina di richiedenti asilo, non so se sono sempre lì. Quindi, insomma, in queste settimane il centro ha svolto varie funzioni di supplenza. Ma per questo, perché da noi i comuni sono poco accoglienti, quindi la prefettura non sa più dove sbattere. Da noi invece. Beh, però se i 139 li avete inseriti, noi con il contagocce, insomma, appena si libera un posto qua, un posto là, se no... Ci sono alcuni grosse cooperative, che due grosse che hanno una 400 persone e l'altra ne avrà 300. Una in appartamenti e l'altra invece in tre strutture. Quando loro, essendo anche qui il contingente bloccato di situazione di emergenza, per loro si erano bloccati gli arrivi. Quindi il resto si è un po' sbloccato mandando loro gente che era in capo. Perché appunto da voi non mandano persone in questo periodo dagli sbarchi? No, sbarchi non vi ho più nessuno da quest'estate. Tranne forse qualche caso, il prefetto congelato. Prefetto o governo? Ma lui che congela? Perché a me non mandano nessuno, quindi parte da Roma. Nessuno, perché è stato chiesto. Sì. Il prefetto non vuole. Pensavo fosse a fare. Essendoci una emergenza con capito in stazione di 500-600 persone, si sono congelati gli arrivi ordinari. Ma su richiesta del prefetto, non è iniziativa partita dal ministero. Beh, il nostro prefetto credo che l'abbia chiesto, ma non l'ha ottenuto perlomeno non sistematicamente, quindi abbiamo avuto altre. Sempre la benedizione del ministero.
Volevo chiedere. Le dinamiche con volontari e diversi gruppi francesi. Dunque, noi abbiamo avuto una bellissima e abbiamo tuttora una bellissima collaborazione nella fase, non so se fine la critica acuta, di giugno-luglio. Due associazioni di ispirazione musulmana dall'Insta ci hanno portato la cena tutte le sere, a centinaia di persone, quindi ci hanno aiutato tantissimo. Poi piano piano hanno diradato, concluso questo aiuto, però ce ne sono altre che comunque o portano vestiari o portano alimentari o fanno altri tipi di, danno altri tipi di sostegno, quindi è vivo. Secondo me dovremmo ulteriormente intensificare un approfondimento sulle questioni legali per far sì che i francesi non ci rimandino indietro, perlomeno i minorenni, cercare di ostacolare questa pratica che non è giusta e corretta, però quindi vedere come con loro trovare qualche modalità in che magari qualche ragazzo faccia ricorso sia qualche momento che inizi a dare un po' fastidio perché sennò i mentoni spesso e volentieri caricano direttamente le persone sul treno e la polizia italiana non è neanche un'amministrazione da loro, quindi fanno un po' quello che vogliono, per cui sarebbe interessante lavorare un po' in questa ottica, se no poi appunto l'aiuto più pratico e poi anche di sostegno di chi passa la frontiera e magari ha degli appoggi da parte di persone, di tutta la vicenda della Valgoia con questa valle che da Ventimiglia va poi verso Cuneo, e lì ci sono una serie di persone che, anzi c'è una persona sotto processo perché ha accolto e accompagnato le persone, quindi Royal Citoyen è molto, sono molto attive. Sì, so.